Ciao a tutti! Quest'oggi vi mostrerò come costruire un tendone da circo. Ci servirà della lana colorata. Nel mio caso userò quella bianca e quella rossa. Per prima cosa dovremo creare questa forma, alternando fra lana rossa e bianca in questo modo, mettendone tre così, due in diagonale, una per due volte, ancora due in diagonale e tre. Adesso dovremo andare avanti ripetendo la forma che abbiamo fatto, ma al contrario. Allunghiamo di 6 qui e facciamo la stessa forma anche dall'altra parte. Mettete in pausa il video per vedere se vi è venuta giusta. Se è stato fatto tutto correttamente, dovrebbe rimanere uno spazio di 3 qui davanti. Questo sarà il punto in cui si troverà l'entrata del tendone. Successivamente, alziamo tutti i blocchi che abbiamo messo di altri 3. Ora prendiamo delle scalette di abete, mettiamone 3 qui, 2 qui e lo stesso dall'altra parte. In questi blocchi in diagonale invece mettiamone una girata da questa parte e a lato un'altra girata dall'altra. Mentre nel centro metteremo una lastra di abete. Da quest'altra parte mettiamo le scalette così. E ripetiamo la stessa cosa anche per questi altri in diagonale. Per fare il resto facciamo semplicemente quello che abbiamo fatto finora. Ora, su tutti i blocchi di lana che ci sono in alto, mettiamo delle lastre di abete. Adesso passeremo a fare il tetto del tendone. Appena dietro questa lastra, facciamo una scala alta 5. Usando la stessa lana che abbiamo usato sotto. Ripetiamo anche per questi. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. E anche in tutta la parte dietro. Una volta fatto, per i lati facciamo delle scale, questa volta alte 6. Anche di qui.
Se tutto torna, dovremo avere questo risultato. Allunghiamo da queste due parti di 1. A questo punto, passiamo a fare gli angoli in diagonale. Fate attenzione perché questa sarà la parte più difficile. Da qui, saliamo finché possiamo con la stessa lana di sotto. Facciamo lo stesso qui. Finché non si incontra con questo punto. Anche di qui. Qui così. E quest'ultimo qui. Ora farò anche le altre parti senza velocizzarle, per farvi capire bene come vanno piazzati i blocchi. Una volta finito, riempiamo anche questo pezzo sopra l'entrata. Qui sopra facciamo un rettangolo usando questa lana. E dovremmo avere uno spazio di 3 sopra. Alziamo questo rettangolo di 2. In questi punti davanti mettiamo altre due scalette di abete, in modo che abbiano questa forma, e qui sopra mettiamo delle scalette fino a salire al rettangolo. In mezzo mettiamo dei blocchi interi di abete. Nella parte dietro togliamo questi 3 e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto davanti. Ora andiamo qui e togliamo questi 2 pezzi, anche qui dietro, per poi mettere dei pannelli di vetro bianchi. Qua mettiamo un'altra riga di 3 blocchi. E dietro anche. Su ogni lato mettiamo delle scalette di abete al contrario. Mentre negli angoli mettiamo dei blocchi pieni. Ora passiamo a fare la parte superiore. Mettiamo 2 blocchi bianchi così. Appena dietro ai lati di entrambi, mettiamone altri 2. Mentre al centro con blocchi rossi alti 3. Mettiamone altri in questi punti. E al centro blocchi bianchi alti 4.
Facciamo delle colonne di lana rossa, anche in tutti gli angoli interni. Qui mettiamo lana bianca alta 2. E al centro dovrebbe risultare questo buco. Mettiamo delle colonne alte 3 di lana bianca. E infine, in cima, 3 rossi. In cima mettiamo 3 staccionate. E costruiamo una bandiera in questo modo. Facendola così, darà l'impressione di muoversi. Ora passiamo a decorare il tutto. Mettiamo delle scalette su questi lati. Mettiamo botole in tutti questi punti. In questi lati mettiamo blocchi di abete. Con sopra delle staccionate. Qui sotto delle scalette al contrario. Con sopra botole. Ora facciamo la porta. Mettiamone una di abete qui, facendo attenzione a metterla dal dentro del tendone. Dal fuori, invece, mettiamo delle botole. Abbassandoci, mettiamone altre sopra le prime. E sempre abbassandoci, arriviamo fino in alto per metterle. Infine, chiudiamole tutte. E avremo una porta grande. Come tocco finale, per farla sembrare veramente una tenda da circo, mettiamo delle staccionate in tutti questi punti. Ora dovremo scavare un buco profondo 2, da questo punto 6 blocchi più lontani. Mettiamoci dentro una gallina. Se vi trovate in modalità sopravvivenza, dovrete spostarla lì con un lasso, per poi legarla, chiudere e collegare l'altra parte del lasso alla staccionata che abbiamo messo. Ripetiamo la stessa cosa per tutte le altre staccionate. Con questo, il nostro tendone da circo è completo. E noi ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao a tutti!